E salve a tutti, con questo video introduciamo un nuovo modulo in merito agli altri strumenti didattici, parleremo delle presentazioni. Come prima cosa mi presento io stesso, mi chiamo Gustavo Caprioli, insegno in un istituto tecnico superiore costruzione ambiente e territorio a Narni, nella provincia di Terni. Insegno materie tecniche nel triennio. È una disciplina che si chiama progettazione, costruzione e impianti, e nel biennio tecnologie grafiche, che sarebbe di fatto disegno. Ebbene, vediamo un attimo di che cosa parleremo. Parleremo di presentazioni. Prima di vedere quali app o quali software utilizzeremo, vediamo un attimo quali sono, così brevemente, le caratteristiche che una presentazione è bene che abbia. Allora, la prima caratteristica di una presentazione è la sequenzialità, cioè le slide sono normalmente uno strumento sequenziale, cioè si presentano in successione in una serie definitiva di diapositive con uno schema, diciamo così, ordinato. L'altra caratteristica è la frammentarietà, cioè le slide hanno dei singoli segmenti informativi, sono differenti da una desina, differenti da un testo che possiamo reperire su internet, hanno, diciamo così, focalizzati dei segmenti informativi importanti. E altra caratteristica, che è legata anche alla precedente, diciamo che hanno una bassa risoluzione, cioè non ospitano un grande numero di informazioni, ma soltanto informazioni minime, informazioni schematiche. Spesso si utilizzano infatti i punti elenco. E di conseguenza, le presentazioni hanno la caratteristica della logicità e della strutturazione, cioè hanno una sequenza logica, una relazione logica tra una diapositiva e l'altra. Segue, diciamo così, un percorso razionale ben definito. Ultima caratteristica, ogni presentazione ha un suo stile cognitivo. Allora, qual è lo stile cognitivo che una presentazione dovrebbe avere? Beh, possiamo indicare alcuni elementi su cui riflettere. Uno, una presentazione non ha l'obiettivo di stupire la platea, non si rivolge alla parte emozionale. L'obiettivo è quello di rendere e trasmettere i concetti in modo chiaro e in modo evidente. Ecco, queste sono un po' le caratteristiche che una presentazione è bene che abbia, e su queste caratteristiche dobbiamo riflettere. Di che cosa parleremo in questo modulo? Parleremo di applicazioni o software per la presentazione. Passeremo prima in rassegna i due classici strumenti abbastanza noti, che uno è PowerPoint per il mondo Windows e Numbers per il mondo Mac. Sono strumenti abbastanza noti, ma cercheremo di soffermarci soprattutto sulle versioni per tablet, che hanno delle caratteristiche interessanti e delle caratteristiche nuove. Poi parleremo anche delle presentazioni che si possono realizzare in modo collaborativo. Qui parleremo soprattutto di due applicazioni web, quindi due software, due programmi che non risiederanno sul nostro computer personale, ma risiederanno in internet. In particolare parleremo dei Google Docs, quindi dello strumento presentazione dei Google Docs e di iCloud Numbers. Li vediamo un attimo rapidamente. PowerPoint è un prodotto commerciale, ha un costo. Ha la caratteristica di essere multipiattaforma, perché è visibile sia in PC, nei PC, quindi con sistema operativo Windows, sia nei tablet. C'è una versione per tablet gratuita che ormai è stata rilasciata per tutti i tipi di tablet, anche se con alcune limitazioni. Poi parleremo di Keynote, che è un prodotto della Apple, è un prodotto gratuito per chi possiede un Mac o un iPad o un iPhone. Principalmente per questi due sistemi operativi, soprattutto la versione per iPad è molto semplice, si riescono ad avere degli effetti anche molto belli con pochissimo sforzo, e ne parleremo. Per quello che riguarda i software collaborativi, vedremo lo strumento presentazioni di Google Docs. Google Docs fa parte della suite Google Apps, è un prodotto gratuito. Per poterlo utilizzare serve esclusivamente un account Google. È un'applicazione web, come dicevamo prima, e è molto interessante e utile per lavori collaborativi, cioè sullo stesso documento si può lavorare a più mani, quindi molto utile per gli studenti. Lo stesso si può fare con un'altra applicazione, i Cloud Numbers, che è un'applicazione che ha le stesse caratteristiche della precedente. È un prodotto gratuito, serve un account Apple che chiunque da poco tempo può fare, non soltanto gli utenti di prodotti Apple. Chiunque può registrarsi, avere un account Apple e utilizzare questa suite di applicazioni, che non è soltanto Numbers ma anche altre.
è un'applicazione web, anche questa è utile per i lavori collaborativi, molto utile da questo punto di vista, e ha anche uno stile forse un pochino più accattivante rispetto alle Google Apps. Bene, vi ringrazio per l'ascolto di questa breve presentazione, ci vediamo nei prossimi video dove svilupperemo queste app e questi software uno per volta. Grazie.